mentre dormiva per poi togliersi la vita con la pistola che aveva in dotazione. Andrea Incorvaia, 32 anni, guardia giurata, ha ucciso la fidanzata Giulia Donato, 23enne, nella sua casa di Via Anfossi, non lontano dalla stazione di Genova Ponte Decimo. A dare l'allarme i parenti della giovane e la sorella dell'uomo, che non avevano più notizie della coppia. Mi ha spiegato la mia compagna che praticamente ha sentito un familiare di lei che ha iniziato a gridare e è uscita fuori. E poi mi ha telefonato in lacrime e mi ha detto: guarda che è successo questo. Il ritrovamento dei due corpi risale alle 17:30 di ieri, ma il femminicidio-suicidio sarebbe avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, se non addirittura in quella precedente. Saranno i rilievi della polizia scientifica a stabilirlo. Sull'accaduto indaga la squadra mobile e gli agenti del commissariato di Cornigliano. La vita di Giulia era già stata segnata dalla perdita di una bambina di appena un mese. Lo scorso anno poi l'inizio della relazione con Andrea. I vicini ricordano così la coppia. Conosco i suoi zii, per cui sempre lo incontravo per strada, mi salutava sempre sorridente. Lui non lo conosco, non so chi sia. Secondo un'amica della giovane, lui era ossessivo nei suoi confronti e la controllava sempre. Nessuno però sembrava poter immaginare questo epilogo.